Berlusconi avverte, se non si andrà subito al voto porteremo milioni di cittadini in piazza a Roma. A molti italiani sono ritornate alla mente le sciagurate parole di Benito Mussolini, che 4 giorni prima della marcia su Roma, con la quale diede il via al famigerato e sanguinario ventennio fascista, dichiarò: o ci daranno il potere o lo prenderemo calando a Roma. Buonasera e benvenuti all'edizione del TGPC di questa sera, sabato 2 febbraio 2008. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha dato mandato al Presidente del Senato, l'ex democristiano Franco Marini, di verificare la possibilità di formare un governo tecnico che in pochissimi mesi dovrebbe approvare una nuova legge elettorale, bipolarista e discriminatoria, prima di sciogliere le Camere e tornare al voto. Con questo quasi certamente inutile tentativo di creare un nuovo governo, seppur transitorio, il centrosinistra capitalistico antipopolare di Walter Veltroni, Fassino, D'Alema, Rutelli, Bertinotti, Di Liberto e Amici, che teme di essere sconfitto alle prossime elezioni politiche, si arrampica sugli specchi e cerca di rinviare il ritorno alle urne degli italiani. Dall'altro lato, il potente padrone Silvio Berlusconi, leader del centrodestra conservatore, autoritario e repressivo degli interessi di classe delle masse popolari italiane, che già irreparabili danni ha arrecato in passato al popolo col suo malgoverno padronale, minaccia una sorta di marcia su Roma se non si dovesse andare immediatamente al voto. Come vediamo, centrodestra e centrosinistra continuano a non smentirsi e a dimostrare una vergognosa e spasmodica sete di potere capitalistico, con i primi che non riescono a rassegnarsi all'idea di dover lasciare le poltrone di Palazzo Chigi e i secondi che non vedono l'ora di ritornare alla guida del Paese. In questo triste scenario politico, dove per opportunismo e carrierismo tanti senatori e deputati passano continuamente da uno schieramento politico all'altro, a dimostrazione che centrodestra e centrosinistra sono politicamente e socialmente uguali, gli unici ad avere la peggio sono i lavoratori e i pensionati italiani, che alle prossime elezioni bene faranno a togliere il sostegno elettorale ai partiti attualmente presenti in Parlamento, compreso i falsi partiti comunisti, e sostenere i coerenti comunisti del PCML. Lo ripetiamo, il dramma di quest'ultima legislatura, che si concluderà anticipatamente dopo circa 2 anni dall'insediamento, è stato che all'interno del Parlamento non era presente una forza politica di classe rivoluzionaria che potesse rappresentare e difendere senza se e senza ma gli interessi delle masse popolari, che vengono sistematicamente e vergognosamente mortificati dal centrodestra e dal centrosinistra. Per questo è ora di tornare alle urne e sostenere la possibilità del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista di presentare proprie candidature, perché è l'unico partito autenticamente comunista presente oggi in Italia che solo potrà difendere all'interno del Parlamento con tenacia e determinazione gli interessi presenti e futuri della classe lavoratrice e dell'intero popolo italiano.